Ma andiamo subito a salutare Bernardo che ce lo racconta. Ciao, ben ritrovato. Ciao Fabio, ben ritrovato. Allora, grazie di essere qui con noi perché questo è diventato un tema, insomma, sempre più di attualità e vogliamo ricordare, magari per chi non ha sentito l'intervista che avevamo fatto anni fa, che cos'è attività solare? Allora, molto semplicemente è un blog di fatto controcorrente, nel quale raccogliamo informazioni, studi scientifici e articoli, soprattutto, che parlano dell'attività magnetica del nostro Sole, della nostra stella, del clima terrestre e di tutto ciò che ne consegue. Siamo un gruppetto di 7-8 persone adesso, supportati comunque, anche se di nascosto, da ricercatori e alcuni scienziati. E stiamo cercando di far capire qual è, dal nostro punto di vista, la realtà dei fatti in ambito soprattutto climatico, perché purtroppo c'è tantissima disinformazione, vogliono far passare per vari motivi l'idea che a gestire tutto il clima sia solo ed esclusivamente la CO2 di origine antropica, quando invece sono tutta una serie di cicli naturali che si ripetono negli anni, nei decenni, nei secoli e nei millenni e che da un punto di vista della persona normale che vive mediamente 80 anni è abbastanza difficile ricordarsi di queste ciclicità. Ecco, già queste parole, diciamo, ci sentiamo, ecco, finalmente un po' riequilibrati, no? Perché è un po', anche senza essere esperto, io parlo in prima persona, è una cosa che ho sempre pensato, francamente. Allora, prima di entrare nel dettaglio, questi dati voi come li osservate, come li raccogliete, ecco, proprio come operate nella pratica? Allora, noi seguiamo una serie di ricercatori, soprattutto, e una serie di siti web in lingua inglese e cerchiamo di tradurre nel limite delle nostre scarse possibilità, capacità, questi articoli, questi dati che sono comunque prelevati dai siti web ufficiali, NASA, NOAA, ESA e chi più ne ha più ne metta e li pubblichiamo facendo vedere la realtà dei dati perché purtroppo chi guarda soprattutto la televisione o legge sul giornale X di articoli di cambiamento climatico nella stragrande maggioranza dei casi la risposta la spiegazione ai vari fenomeni è colpa dei cambiamenti climatici. Sì, ok, ma nello specifico da cosa dipende? Cosa sta succedendo al pianeta Terra? Questo è il problema. Tutti quanti dicono che la temperatura sta aumentando vertiginosamente, che non è mai aumentata così tanto, che la CO2 non è mai stata così alta, eccetera, eccetera. In realtà sono tutte diciamo esagerazioni, non voglio dire che sono cose falsità palesi, però sono esagerazioni che se uno non le contestualizza nel modo opportuno, l'utente medio non capisce di cosa si sta parlando. Ecco, qual è la reale situazione, diciamo, ecco, climatica del nostro pianeta? Cioè, che cosa si può dire rispetto anche a quello che viene raccontato? Allora, la prima cosa che bisogna sottolineare è che la temperatura media del nostro pianeta sta diminuendo da circa 8.000 anni a questa parte. È una diminuzione relativamente costante nel medio-lungo termine, per cui nel breve di qualche anno, qualche decennio, noi vediamo una porzione di questo andamento che può essere un aumento della temperatura, come giustamente per fortuna c'è stato dal 1645 in poi, 1715 più che altro, ovvero alla fine del minimo di Maunder,
In poi c'è stato un aumento della temperatura, si è stabilizzato più o meno intorno al 1800, con un picco negativo nel 1910 circa, dopodiché la temperatura è sempre aumentata. Se noi andiamo a prendere i dati solo di questa porzione dal 1850 ad oggi, vediamo la temperatura in aumento. Ok? Ma dal 1200 circa al 1645 la temperatura è sempre e solo scesa, non è mai risalita per 500 anni, per no, 500, un po' di meno, per 450 anni circa, la temperatura c'è stato un continuo raffreddamento, tanto che le produzioni alimentari all'epoca, ognuno era più o meno autosufficiente, erano i singoli contadini che provvedevano alla produzione del grano, degli ortaggi e di tutto quello che era necessario avere per sfamare la popolazione, e lo facevano localmente. Spesso e volentieri i raccolti non arrivavano a maturazione, cose che erano già accadute durante l'Impero Romano, che all'apice della sua espansione coltivava grano nella Gallia, in Germania. Coltivava la vite in Gran Bretagna, dopodiché è arrivato il freddo e il grano non arrivava a maturazione neanche in centro Italia, tant'è che lo importavano dal Nord Africa, dalla Tunisia e dalla Libia. Quindi sono tutte cose che si ripetono nel tempo a distanze ben precise, perché sono tutti cicli legati comunque all'attività del Sole. E quello che sta succedendo è questo. Adesso abbiamo un periodo positivo che è più o meno simile a quello che si è verificato all'inizio dell'anno 1000, tra l'anno 1900 e 1100, dopodiché sicuramente ci sarà un nuovo peggioramento. Le motivazioni sono tante, sono complesse, non è facile spiegarle in breve tempo. Ecco, sul sole che cosa ci puoi dire? Ora ti faccio la domanda come sta il sole, ma insomma, c'è qualcosa da dire? Allora, il sole sta entrando in letargo. Allora, premesso, non è ancora confermato al 100%, anche se qualcuno oserebbe direbbe che non è confermato per niente. Comunque, l'attività normale, media del sole, cioè quello come dovremmo vedere, vedremmo noi il sole se potessimo mettere indietro l'orologio e vedere come se fosse un film ad alta velocità, noi lo vedremmo quasi sempre privo di macchie, con un'attività magnetica bassissima. Poi ci sono dei periodi molto brevi rispetto alla vita, alla durata della vita del Sole, della nostra stella, durante i quali l'attività solare aumenta. Gli aumenti di questa attività solare sono sempre variazioni molto veloci, molto, molto frequenti, aumenta fino a un certo punto, dopodiché inizia a diminuire. Queste ciclicità sono dovute principalmente ai pianeti del Sistema Solare, più altre cose che dovrebbero esistere all'esterno del nostro Sistema Solare. E attualmente stiamo entrando in un minimo dovuto alla sovrapposizione contemporanea di più cicli solari, più cicli dell'attività magnetica. Questi cicli sono di pochi anni, come il ciclo undecennale, quello delle macchie solari, più noto, quello che tutti quanti pensano che sia l'unica cosa, che l'unico ciclo che esiste sul Sole. Poi ce ne sono altri di alcuni decenni, alcuni secoli, alcuni millenni. Attualmente se ne stanno sovrapponendo, come dico io, in concordanza di fase, cioè con la gobba negativa, tutti quanti nello stesso verso, se ne stanno sovrapponendo circa quattro. Questo porterà i campi magnetici, come ha riportato anche la dottoressa Zarkova, su un suo studio abbastanza recente, porterà tutti i campi magnetici del Sole, ne sono quattro,
a fermarsi, a rallentare e a non dare la possibilità al ciclo solare classico delle macchie solari di venire fuori allo scoperto e fare quello che noi tutti conosciamo, cioè dare piena energia con l'intensità e gli effetti che noi abbiamo vissuto fino adesso. Quello che succederà al Sole è semplicemente, non è che si spegne, non è che dorme, vediamo, non è che lo sentiamo russare, semplicemente la sua attività magnetica è molto più costante, molto più lineare e molto più bassa rispetto a quella che è di 20 anni fa. Abbiamo passato, no, dei mesi ad ascoltare e continua, insomma, questa propaganda, no, di Greta, eccetera, eccetera, e di tutto quello che è, diciamo, connesso. Quindi quello che ci racconti stride molto, no, con il messaggio che sta passando e che è stato così clamorosamente rinforzato attraverso, no, poi questa figura. Beh, Greta Thunberg purtroppo è una marionetta, una ragazzina alla quale stanno facendo dire determinate cose gestite da poteri forti, decise da poteri forti e soprattutto ci sono alcune falsità. E secondo me, a mio avviso, gli uomini di scienza, come li chiamo io, quelli che fanno scienza nel vero senso della parola, dovrebbero arrabbiarsi, far passare il messaggio secondo il quale clima, o meglio, cambiamenti climatici e inquinamento sono la stessa cosa. Penso che sia un errore enorme. Sono state diffuse tantissime informazioni, più o meno rispondenti al vero. Il problema è che se dalla parte nostra, come italiani, al di là di qualche migliaio o milione di persone, di ragazzini, più o meno coscienti di quello che significa. Cioè, questi non sono andati a scuola, hanno fatto le loro manifestazioni condivisibili, più o meno giuste, più o meno. In altre parti del mondo ci sono persone, centinaia di ragazze, che hanno deciso di diventare sterili per evitare di mettere al mondo figli che poi andrebbero a pesare sull'ecosistema. Cioè, stiamo rasentando l'assurdo. L'inquinamento è una cosa, riguarda noi come esseri umani, come vivibilità dell'ambiente. Il clima è tutt'altra cosa. Sono due argomenti quasi completamente differenti. Ci metto il quasi. Secondo te perché abbiamo sentito, no, soprattutto il sospetto che dietro questa campagna mediatica in particolare poi ci siano, si annidino, no, magari gli interessi delle imprese, delle industrie, della cosiddetta green economy, no, che spingono magari intanto per colpevolizzare il singolo, no, facendogli credere che, per carità, è sempre meglio la carta a buttarla nel cestino e la plastica anche. Però ecco, far credere che poi dipenda dal singolo, no? Appunto, tutti i drammi del pianeta. Ecco, questo credo che sia piuttosto distorto. Cioè, che interesse quale interesse ci può essere dietro questa spinta mediatica? Qui andiamo un attimo in un argomento un po' particolare, un po' difficile da affrontare. Allora, premesso che la civiltà umana ha sempre prosperato durante i periodi caldi ed ha sempre avuto problemi durante i periodi freddi. Considerando che fino più o meno al 1700-1800
il numero di individui, di esseri umani che vivevano sul pianeta era estremamente più piccolo rispetto a quanti siamo adesso. Oggi siamo circa 7 miliardi e 200, 300, qualcosa del genere. All'epoca eravamo meno di 1 miliardo. Quello che potrebbe accadere è semplicemente incappare in un lungo periodo di raffreddamento climatico, lungo intendo dai 60 ai 250 anni, a seconda del modello che uno va a considerare. E in questo periodo noi raggiungeremo il picco demografico intorno al 2045-2050, secondo il quale, secondo alcune stime, raggiungeremo i circa 10 miliardi di individui. Tutte queste persone hanno bisogno di cibo, energia, prodotti e tante altre cose. Il problema è che in un contesto di temperature più fredde, il consumo energetico ovviamente aumenta e sappiamo che nei prossimi decenni la disponibilità di petrolio e gas naturale scenderà, diminuirà tantissimo, ma soprattutto, come stiamo vedendo con il quarto anno consecutivo, in Nord America, uno dei più grandi produttori agricoli al mondo, si hanno raccolti estremamente scarsi. Questo dovuto ad incursioni di ondate gelide artiche che in questi giorni stanno portando le temperature nella zona dell'Alberta, quindi zona. Allora, è caduta, credo, la linea. Stavo dicendo che in Nord America, dove uno dei più grandi produttori mondiali di cereali, di prodotti agricoli, e per il quarto anno consecutivo si hanno condizioni abbastanza fredde. Sappiamo che moltissime aziende hanno avuto problemi a raccogliere i loro prodotti, hanno avuto problemi a fare la semina all'inizio dell'anno scorso e potrebbero avercele anche quest'anno nel 2020. Per cui, proiettando tutti questi problemi, anche quelli geopolitici, in futuro, al 2030, 2025, 2030, 2040, quando arriveremo ad avere 10 miliardi di persone, semplicemente potremmo non avere le condizioni per garantire la sopravvivenza di tutti. Non sto dicendo che moriremo tutti, per carità, non sto dicendo che moriremo di fame. Però la stabilità politica, energetica, economica a livello mondiale potrebbe avere qualche problema. Anche l'altra volta mi ricordo che ci avevi raccontato proprio anche del raffreddamento del pianeta e che appunto va no, in controtendenza rispetto agli allarmi che vengono lanciati. Secondo te questo raffreddamento poi sarà percepibile anche da noi nel mondo occidentale? Sì, noi siamo fortunati come italiani e in parte come europei. Allora, come europei siamo fortunati perché ci troviamo sulla costa occidentale di un continente. A ovest abbiamo l'Oceano Atlantico, per cui mediamente le correnti che arrivano, correnti oceaniche, ma soprattutto le correnti atmosferiche, i venti, che arrivano con le perturbazioni che arrivano, vengono parzialmente mitigate dal calore dell'oceano, calore che comunque sta diminuendo, almeno nel nord Atlantico, anche a livello mondiale, ma soprattutto nel nord Atlantico, e andrà a diminuire ulteriormente nei prossimi anni, quando l'indice AMO, che identifica la temperatura superficiale nella zona, diciamo, tra l'Islanda e la Groenlandia. Quell'indice andrà in negativo, è un indice con periodicità di 60-70 anni,
metà del tempo è positivo e si hanno temperature più calde nell'emisfero boreale, soprattutto nella zona nostra dell'Europa, e per metà dell'altra metà del tempo andrà in negativo, va in negativo, quindi temperature più fredde del Nord America, del Nord Atlantico, scusate, e quindi con tutte le conseguenze che queste portano, quindi aumento dei ghiacci polari artici, aumento delle perturbazioni fredde e quindi condizioni meteoclimatiche anche per noi italiani un po' più simili a quelle che avevamo negli anni 70. E come italiani siamo doppiamente fortunati perché siamo immersi, anche se a molti non piace, immersi nel Mediterraneo, che è uno dei mari più caldi del mondo, e abbiamo una protezione naturale a nord data dall'arco alpino, che ci protegge dalle ondate fredde. Questo ovviamente a tanti potrebbe non piacere perché vorrebbero la neve, la vorrei pure io, ma purtroppo dobbiamo sottostare a quelle che sono le volontà del clima naturale, non è che possiamo decidere noi cosa avere. Allora, c'è una domanda di Elena. Mi interesserebbe sapere il suo parere riguardo le notizie contrastanti sulla perdita di massa dei ghiacciai. Dipende prima di tutto da quale ghiacciaio. Allora, chiariamo prima di tutto che i ghiacciai non sono eterni. C'è uno studio della NASA, anzi più di uno in realtà, che pubblicato qualche mese fa, che ci spiega, ci racconta, molto, molto semplice, che in Groenlandia, ad esempio, la quantità di ghiaccio sta aumentando da circa 3 anni e qualche cosa, anche se in televisione sentiamo sempre che i ghiacci si stanno sciogliendo. E per quanto riguarda i ghiacci alpini, sono molto più legati a cicli sia propri dei ghiacciai, sia delle condizioni meteo proprio della nazione, della zona, di questa zona, di questa parte dell'Europa. Ma sono cicli anche di centinaia di anni. Noi vediamo solo una parte, una piccola porzione di questi cicli. Quando mostrano in televisione con titoloni, sono stati ritrovati i resti della guerra del 1915 sotto i ghiacci che si stanno sciogliendo. Questo è un chiaro esempio del riscaldamento globale, ok? Ma quei ghiacci nel 1915 non c'erano, come non ci sono adesso, sono cresciuti dopo quella data. Per cui non è che non possiamo dire che adesso si stanno sciogliendo, all'epoca erano molto più alti. Questo è. Polo Sud, il ghiaccio sta abbastanza stabile, ci sono problemi in alcune zone specifiche della penisola antartica e sono dovuti quasi esclusivamente alla presenza di vulcani e sorgenti idrotermali sottomarine in continua attività. Stessa identica problematica si ha in molte zone del Polo Nord, dell'Oceano Artico, con i ghiacci che stanno faticando a mantenere la media, come è ovvio, perché siamo alla fine del periodo con indice AMO positivo, per cui tutta la parte a nord dell'Oceano Atlantico è relativamente più calda rispetto a quanto era 30-35 anni fa, 40 anni. Questa sensazione che abbiamo di quello che si il famoso detto, no? Non ci sono più le mezze stagioni e via dicendo. C'è la tendenza, no? Che ne so, che magari il freddo
adesso abbiamo avuto un Natale, no? Con le temperature più alte rispetto a quelle a cui eravamo abituati, l'abbiamo visto anche d'estate, il caldo spostato in avanti. Ecco, questi spostamenti, diciamo, di alcune tendenze climatiche, magari un mese più avanti o anche di più, possono avere una spiegazione? Sì, la spiegazione è data proprio dai cicli. Allora, cercherò di essere in quanto più chiaro possibile. Se nevicasse sempre e solo durante il periodo invernale, quindi al termine dell'inverno inizia la primavera, c'è cioè lo scioglimento, poi arriva l'estate, poi arriva l'autunno e ricomincia a nevicare. Non cambierebbe praticamente nulla. Con lo spostamento in avanti dell'inverno, dovuto magari ad un'estate particolarmente calda, a condizioni anche diciamo dovute all'attività solare particolarmente forte, come c'è stata durante gli anni 70-80, fine 70, inizio anni 80 più o meno, cicli solari uno più forti dell'altro, ciclo 19 fortissimo, poi il 20 è un ciclo anomalo, il 21 abbastanza forte, il 22 che se non erro era più o meno gli anni 90, quasi identico ma leggermente più debole del 21, poi il 23 ancora leggermente più debole, adesso siamo arrivati alla fine del ciclo 24 che è molto più debole, pari a circa il 60% come intensità del ciclo 23. Questa attività solare, questa successione di attività solare porta maggiore energia agli oceani. Gli oceani sono un sistema dinamico estremamente complesso per cui redistribuiscono la temperatura in giro per il pianeta, le condizioni cambiano. E ad un certo punto si è arrivata ad avere la stagione invernale che invece di iniziare quando effettivamente doveva iniziare, sta iniziando sempre più tardi. Ma questo è dovuto al fatto che gli oceani hanno incamerato tantissima energia che a mano dissipano, trasferiscono, all'atmosfera e per cui si hanno, condizioni climatiche, anomali, quelle che noi chiamiamo condizioni climatiche, ma in realtà è il tempo atmosferico. E a lungo andare, quello che succederà è semplicemente un raffreddamento, perché quando la neve, ad esempio, si accumula in grandi quantità sul Nord America, più o meno impiega circa un mese per arrivare dal momento in cui inizia a sciogliersi per arrivare all'oceano. Dall'oceano, nel momento in cui l'acqua fredda di liquefazione di questa diffusione di questa neve arriva sulla costa e quindi inizia ad espandersi nell'oceano, da lì a un mese e mezzo, iniziamo ad avere gli effetti sull'Europa, effetti che si possono quantificare in un leggerissimo raffreddamento, parliamo di un decimo, forse anche meno, di temperatura, un decimo di grado. Però nel lungo termine, mano a mano che ogni anno succedono queste cose, abbiamo, ad esempio, come è successo, per maggio 2019, un maggio molto freddo che ha devastato l'agricoltura un po' in giro per l'Italia. Le cause sono sempre e solo i cicli climatici, cicli estremamente lunghi e complessi, proprio per la complessità del sistema, prima di tutto oceanico e poi anche atmosferico. Quindi non è che il detto purtroppo è giusto, non ci sono più le mezze stagioni, è vero perché si passa di colpo da una condizione apparentemente normale in un'altra. Uno dei motivi del perché avvengono queste non mezze stagioni è dato dalla circolazione in quota, la circolazione stratosferica, circa 10.000 metri,
chiamata jet stream, questo enorme flusso di aria che percorre tutto il pianeta da ovest verso est. In condizioni normali, quando l'attività solare è molto forte, questi venti sono molto tesi, molto veloci e molto alti di latitudine, in media 60-65 gradi nord, almeno per il nostro emisfero. Quando l'attività solare inizia a diminuire, questi venti iniziano a rallentare. Il loro rallentamento porta alla creazione, all'ampliarsi delle onde di Rossby, che sono delle ondulazioni di questi venti, che invece di spirare normalmente alla loro latitudine, 60-65 gradi nord, iniziano a scendere di latitudine, si abbassano anche fino a 30, 35, 40 gradi nord, quindi scendono parecchio. Poi risalgono e poi riscendono in base alle figure bariche, alte e basse pressioni, alla presenza di oceani, di montagne, di continenti e cose del genere. Questa è la causa principale di quelli che in TV vengono chiamati cambiamenti climatici, ma che sono in realtà le ondate fredde che scendono e le ondate calde che salgono. Noi che sentiamo tantissimo caldo anche fuori stagione, tipo in questo periodo, perché ci sono delle, che poi non è proprio tanto caldo, ci sono delle circolazioni atmosferiche particolari, delle figure particolari che hanno spostato delle masse d'aria calda verso nord e delle masse d'aria fredda che sono state spostate verso sud. Questo è quello che succede. La causa è sempre sempre i cicli climatici dovuti sempre ed esclusivamente all'attività magnetica del Sole. Volevo farti una domanda. Uno dei nostri ospiti, che si occupa anche di elettromagnetismo, aveva paventato l'ipotesi che proprio l'elettrosmog, sempre più intensivo, e poi vedremo insomma quello che accadrà col 5G, ma insomma. Potrebbe esserci un legame anche tra cambiamenti climatici e elettrosmog. Secondo te è un'ipotesi, ecco, peregrina, infondata, o ci sarebbe da approfondire? Ma se ne sentono tante. Sinceramente non ho la più pallida idea se possa essere una cosa vera, plausibile o meno. Ci sono tante altre, diciamo, concause, tante altre azioni da parte umana che alterano in qualche modo il clima. Faccio un attimo una parentesi. Molti ci accusano di negare il riscaldamento globale o ci accusano di negare il cambiamento climatico. Bisognerebbe capire prima di tutto di cosa si sta parlando. Cambiamento climatico viene utilizzato un termine, una definizione che normalmente vogliono passare come equivalente del riscaldamento globale antropico, ovvero causata dalle attività umane, dalle emissioni di anidride carbonica tramite le attività umane. Cambiamento climatico, in realtà, come termine, significa proprio variazione delle condizioni del clima. Il clima cambia sempre. È sempre cambiato e sempre continuerà a cambiare, indipendentemente se ci sono o meno gli umani su questo pianeta. Riscaldamento globale significa che da una condizione con una temperatura X si è passati ad una condizione media con una temperatura media globale planetaria X maggiore X1 maggiore di X, quindi c'è stato un riscaldamento a livello mondiale. Durante il minimo di Maunder tra il 1645 e il 1715, la temperatura media era scesa di quasi 2 gradi rispetto al Medioevo. Nel Medioevo più o meno la temperatura era circa un grado più alta rispetto a quella di oggi. Quindi
Per cui dal minimo di Maunder, quindi 1715 in poi, c'è stato un riscaldamento globale. Negarlo è da sciocchi. Noi non stiamo negando questo, noi stiamo negando la causa antropica di questo riscaldamento. Cioè tutto quello, il discorso che viene spacciato come verità assoluta, che era solo un'ipotesi, non è una tesi, non è una teoria, non è una legge, come purtroppo stanno insegnando anche in alcune scuole italiane, perché non è stato ancora provato al 100%. Tutti quelli che vogliono provare, che stanno provando, stanno dimostrando che la causa del clima, delle variazioni del clima è solo ed esclusivamente la CO2, utilizzano sempre solo gli stessi modelli basati su un'unica forzante, la CO2. Bisognerebbe utilizzare altri modelli basati su altre forzanti per vedere se danno vita allo stesso risultato. Certo, allora c'era una domanda che c'era arrivata ieri quando avevamo annunciato la tua presenza. Ci scrive Alex: l'ospite è sempre convinto che le scie chimiche siano solo usate per far ammalare le persone, non per provocare terremoti agendo insieme ad ARP o simili? Sì, sono sempre convinto perché i terremoti, per generare un terremoto è necessario avere una potenza, un'energia enorme, semplicemente enorme. Non saprei neanche come, quanti numeri, di quale potenza, ma è un qualche cosa di gigantesco. In questi giorni sta eruttando purtroppo il vulcano Taal, che è nelle Filippine, è uno dei 16 vulcani più pericolosi del mondo. Leggevo un paio di giorni fa che nel raggio di 100 km da questo vulcano abitano circa 24 milioni di persone. C'è stata un'eruzione che ha portato delle conseguenze già abbastanza gravi, ma che sta comunque continuando. Proprio notizia di qualche ora fa, le autorità locali hanno ribadito la necessità di evacuare tutti nel raggio di 20 km, perché si teme un'eruzione esplosiva catastrofica. Queste eruzioni sono il risultato di anni, decenni, secoli e millenni di continuo accumulo di energia all'interno delle rocce vulcaniche del sottosuolo. Non è un qualcosa che schiaccia il pulsante come una lampadina si accende e il giorno dopo si spegne. Chi crede ad ARP o alle scie chimiche per fare tutto quello che vogliamo, semplicemente non si rende conto di cosa si sta parlando. ARP è stato un esperimento scientifico e militare. La parte militare consisteva nel trovare un modo per comunicare a grandi distanze con le onde lunghe. Non era facile, non c'erano le tecnologie di oggi, non c'erano i satelliti, soprattutto in assenza di satelliti, per qualche motivo, diciamo che se non c'è la possibilità di utilizzare le connessioni satellitari, come faccio io, Pentagono, a comunicare con le mie navi che stanno dall'altro lato del pianeta? Con ARP è stato provato che è possibile farlo. Diciamo riscaldando in parte la ionosfera e utilizzando i vari strati dell'atmosfera come una sorta di specchio per le onde elettromagnetiche. La versione militare, in questi giorni ce n'è stato anche mi sembra uno studio scientifico che ha dato qualche risultato positivo. Voleva semplicemente verificare la fondatezza di un'intuizione, ovvero il sisma
Il terremoto, quando si genera, può avere delle ripercussioni prima o dopo l'evento in atmosfera? All'epoca era stato visto che la ionosfera, si comportava in modo diverso dal solito nelle ore precedenti, ore e in qualche caso anche giorni precedenti, il sisma. Oggi è stato visto che effettivamente, studiando il comportamento, la risposta di come si altera la ionosfera, è possibile vedere, individuare la zona dove si verificherà un terremoto. Da queste informazioni a passare a io sparo una serie di onde elettromagnetiche nell'atmosfera e genero il terremoto X, l'uragano, l'eruzione vulcanica, la peste nera o tutto quello che vogliamo, il passo è stato breve perché purtroppo su internet ci sta chiunque. Allora, c'era poi un'altra domanda, sempre dello stesso ascoltatore, che chiedeva invece, come prevedi il minimo solare ormai imminente, più simile a quello di Maunder o di Dalton? Allora, la differenza tra il Dalton, il Maunder, lo Spurer, il Wolf, eccetera, eccetera, oppure l'Omerico ancora prima, è data più o meno dalla lunghezza, dalla durata di questo minimo, cioè per quanti cicli solari l'attività rimane estremamente bassa. Oggi, comunque, vediamo molte più macchie rispetto a quanto fa facevano nel 1600, per cui oggi già stiamo quasi sicuramente all'interno di un minimo di Dalton. Per minimo solare, però, l'ho fatto più volte sul blog, ma mi tocca farlo ogni volta. Bisogna capire di cosa si sta parlando, perché minimo solare minimo solare rispetto a ciclo undecennale e minimo solare rispetto all'attività magnetica complessiva sono due cose diverse. Il minimo del ciclo undecennale verrà raggiunto nei prossimi anni, durerà un paio di anni, non di più, si spera. Dopodiché il ciclo successivo dovrebbe ripartire, il ciclo 25. Per minimo solare relativo all'attività magnetica della nostra stella, invece, intendiamo un periodo durante il quale più cicli solari possono avere un'attività magnetica estremamente bassa. Dai nostri studi, dalle nostre proiezioni, avremo da un minimo di 40-45 a un massimo di 250 anni di minimo dell'attività magnetica. All'interno di questo periodo avremo i cicli dal 25 in poi, 25, 26, 27, 28, quasi sicuramente molto simili tra di loro. Siamo già arrivati quasi al 2100, per cui è difficile dire sì, sarà così, no, non sarà così. Noi lo stiamo dicendo oggi. Tra 80 anni chi ci sta dirà sì, forse ci avevano ragione, no, avevano sbagliato, esattamente come è per le temperature. Tutti quanti che dicono nel 2100 la temperatura sarà più alta di 4 gradi. Chi è che andrà nel 2100, vivrà nel 2100 per poter verificare? Noi certamente no, purtroppo. Beh, certo. Infine, che cosa ti senti, ecco, analizzando queste tendenze, che cosa ti aspetti nei prossimi anni? Allora, nei prossimi 1 o 2 anni, condizioni alternate, continue di caldo e freddo. Dico nei prossimi 2 anni perché poi inizieranno probabilmente i problemi anche per noi italiani, come se non ce ne avessimo già abbastanza. Nel senso che adesso, ad esempio, siamo arrivati già a metà gennaio con un inverno mite, anche se quasi in gran parte della nazione le temperature di notte vanno sotto zero, però
quasi completamente assenza di precipitazioni, e questo è un dato importante. Le proiezioni dei vari modelli meteo a fine mese danno buone probabilità di avere qualche cosa. Il problema è che se il freddo arriva a febbraio è un conto, se arriva già a marzo, aprile, maggio, i problemi sono enormi. Purtroppo penso che bisogna abituarsi a questo andazzo, quindi bisogna capire di dover fare prevenzione soprattutto per i corsi d'acqua, per le montagne, e andare a individuare quelle criticità e risolverle possibilmente, per evitare che questi eventi, chiamiamoli anche estremi, non facciano troppi danni. E fino al 2025 più o meno le condizioni dovrebbero restare abbastanza stabili. Il raffreddamento climatico è molto lento. Chiunque si aspettava un passaggio abbastanza netto dalla realtà che conosciamo oggi ad un ipotetico era glaciale come nei vari film, sbaglia, cioè non rimarrà deluso perché non è così. Però stiamo assistendo a tutta una serie di fenomeni tipici dei periodi freddi, come ho detto prima, la circolazione dei venti in quota, che è diciamo la circolazione è passata dall'essere di tipo zonale, quindi prevalentemente ovest-est, ad una circolazione meridiana, ovvero lungo con le discese, con i movimenti delle masse d'aria lungo i meridiani. Questa è tipica della bassa attività solare ed è purtroppo la causa degli eventi estremi. Oggi leggevo che mentre qui da noi in Italia si sta abbastanza bene, in Inghilterra ci sono i prati in fiore, in Spagna ci sono gli alberi da frutto in fiore, in Arabia Saudita, in altre zone desertiche c'è la neve e ci si stupisce di questo fatto. Le precipitazioni avvengono praticamente sempre dallo scontro di una massa d'aria fredda e umida con una massa d'aria calda e secca. Io oserei dire anche un'altra versione, cioè quando c'è stata una massa d'aria calda e umida che si scontra con una massa fredda e secca, a seconda di dove ti trovi, più o meno precipitazioni. Non è, cioè non è un qualche cosa, oddio, non è mai successo, perché semplicemente noi che viviamo oggi non ricordiamo che quello sia successo in passato, ma magari 200 anni fa era la norma, 300 anni fa magari era sempre stato così. Poi andando avanti dopo il 2025, quindi più si va avanti e più le cose inizieranno a peggiorare. Io mi aspetto anche un raffreddamento abbastanza violento, temporaneo, nel senso che per un breve periodo, magari qualche anno, si potranno avere in futuro condizioni climatiche e meteorologiche abbastanza fredde. Poi tutto si torna ad essere abbastanza normale, si ristabilisce. Questo perché il sistema climatico, essendo estremamente complesso, essendo estremamente dinamico, tende a ritrovare un certo equilibrio nel tempo. Basta che la temperatura cambia di anche un grado o una frazione di grado, subito si attivano dei meccanismi, soprattutto a livello oceanico, per riequilibrare quella temperatura e rilivellare un po' tutto. Questo ovviamente richiede anche del tempo. Bernardo, io ti ringrazio molto. Ricordiamo attivitasolare.com, avete anche una pagina Facebook dedicata che è Attività Solare, Solar Activity. E quindi, insomma, chi vuole può venire a dare un'occhiata. Grazie. Noi siamo sempre online abbastanza frequentemente.
più o meno siamo abbastanza numerosi adesso, siamo 7-8, non lo Grazie Bernardo del tempo che ci hai dedicato, delle spiegazioni che, insomma, cioè, che ci hanno permesso di capire e di riequilibrare un po' il tiro rispetto a quello che sentiamo quotidianamente. Grazie davvero. Vorrei dire Sì. un'ultima cosa, riguardo l'anidride carbonica. Prego. Leggo e sento troppo spesso, sinceramente, della volontà, soprattutto politica, di ridurla assolutamente, di eliminarne quanto più possibile dall'atmosfera. Penso che possa essere l'errore, più grosso che l'umanità possa fare. Questo perché con una quantità di CO2 inferiore alle 150 parti per milione, il nostro futuro è semplicemente spacciato. Questo perché gli alberi, la flora vanno in uno stato che possiamo definire di anoressia. Per cui eviterei di fare del catastrofismo. Vogliono spacciare per tante tecnologie come innovative, come l'unica soluzione che possiamo adottare, ma in realtà dietro c'è sempre e solo un mega business di migliaia di miliardi di dollari l'anno. Quindi bisognerebbe fare un po' più di ricerca seria, applicata e un po' meno di chiacchiere politiche. Tutto qua. Grazie anche di questa aggiunta, Bernardo. Buonanotte e a presto. Buonanotte.